Bimba saluta il treno ogni giorno. 3 anni dopo il conducente vede un cartello alla finestra. La nostra vita quotidiana è spesso troppo intricata per concederci il tempo di rilassarci e notare le piccole cose belle che ci fanno sorridere. In questo video vi raccontiamo delle storie che vi ricorderanno che un semplice gesto può fare una grande differenza nella vita di qualcuno. Iscrivetevi al canale e guardate il video fino in fondo per scoprire come. I piccoli Evanson. Angie e Aaron Evanson di Minneapolis, in Minnesota, hanno 4 figli, Grace, Rosie, Sofia e Lincoln. Ogni settimana le 3 femminucce si riunivano per il loro passatempo preferito, salutare i netturbini del quartiere. Il giovedì era il giorno designato per la raccolta della spazzatura. Le 3 bambine abbandonavano qualsiasi attività per affacciarsi alla finestra di casa e aspettare pazientemente l'arrivo dei loro eroi. Mentre Brandon Olsen e Taylor Fritz raccoglievano la spazzatura sul loro camion, le 3 sorelline salutavano allegramente e i 2 uomini non potevano far altro che ricambiare con eccitazione l'accoglienza delle bambine. Secondo Angie, per le sue figlie, quel piccolo rituale era il momento più bello di tutta la settimana. Sfortunatamente, nel settembre 2016, la vita della famiglia Evanson ha incontrato un ostacolo. Rosie, che all'epoca aveva 3 anni, è stata ricoverata in ospedale per colpa di una brutta febbre. Presto i suoi genitori hanno ricevuto una notizia drammatica che non si sarebbero mai aspettati. Alla piccola Rosie, infatti, era stato diagnosticato un cancro ai reni al 4° stadio. La piccola avrebbe dovuto affrontare la sfida più difficile della sua vita e la sua famiglia avrebbe dovuto trascorrere molto tempo in ospedale per i suoi trattamenti. Alcuni di questi appuntamenti capitavano di giovedì, il giorno preferito delle 3 sorelline. Angie si sentiva in dovere di informare i 2 netturbini e ha scritto un bigliettino in cui spiegava la situazione. Ogni giovedì, infatti, i netturbini scendevano dal camion per salutare le bambine, in quello che probabilmente anche per loro era il momento più emozionante della settimana. Una volta i 2 colleghi si erano persino avvicinati alla villetta con un sacchetto pieno di caramelle per le bambine. Per ringraziarli, le 3 sorelle avevano realizzato dei disegni per loro e preparato una busta di spuntini per i loro migliori amici. Nel biglietto, Angie ha spiegato che le piccole avrebbero perso qualche appuntamento alla finestra perché Rosie doveva sottoporsi alle sedute di chemioterapia. Quando Brandon e Taylor hanno scoperto della malattia di Rosie, sono rimasti devastati dalla notizia. Brandon, in particolare, era talmente turbato che ha deciso subito di fare qualcosa per la famiglia Evanson. Aveva 3 figli e non poteva immaginare quello che stavano passando Angie e Aaron, ma voleva che sapessero che avevano il suo supporto morale. Dispiaciuti, i 2 uomini hanno deciso di ricambiare l'affetto delle bambine con un gesto molto gentile. Si sono rivolti al loro titolare presso la ditta Hometown Sanitation e hanno chiesto di estendere alla famiglia Evanson i benefici economici che ricevevano gli impiegati dell'azienda. Il direttore ha accettato e 2 settimane più tardi i netturbini sono tornati alla villetta degli Evanson con una lettera scritta di loro pugno. Vi preghiamo di accettare la nostra offerta di ritiro rifiuti gratuito fino alla fine del 2017. Sappiamo che le spese si moltiplicheranno a causa della situazione attuale e speriamo che la consapevolezza di dover pagare una bolletta in meno vi aiuterà almeno in piccola parte. Noi stessi siamo genitori e non possiamo neanche immaginare quello che state passando. Vi auguriamo tutto il bene in questa battaglia faticosa che dovrete affrontare. Speriamo che la piccola si riprenda presto. Tenete duro, lottate con coraggio e appoggiatevi gli uni sugli altri, diceva una parte della lettera. Brandon e Taylor hanno spiegato infatti ad Angie che i dipendenti della ditta ricevevano gratuitamente il servizio di ritiro rifiuti presso il loro domicilio e che avevano chiesto al titolare di estendere i benefici anche alla famiglia Evanson. Angie e Aaron non si aspettavano quel gesto così gentile e sono rimasti senza parole. Angie è riuscita soltanto a mormorare un timido grazie ai 2 netturbini, che avevano portato anche dei regali. Angie è stata così commossa dal loro gesto che ha deciso di condividere la sua storia su Facebook per raccontare al resto del mondo che nei momenti più difficili è la gentilezza a fare la differenza. Per quanto riguarda Rosie, l'estate dopo la diagnosi è stata dichiarata ufficialmente guarita. Deve ancora affrontare delle visite di routine, ma i suoi genitori si assicurano di pianificarle intorno al suo giorno preferito della settimana. Il giovedì, infatti, le 3 sorelline si riuniscono ancora alla finestra per salutare quei 2 angeli vestiti da netturbini. Rio. L'azienda di famiglia di Brianna Heffley Shepherd si era recentemente trasferita e collocata a pochi passi dai binari della ferrovia di Tulsa, in Oklahoma. Lei e la sua famiglia potevano guardare i treni in corsa da vicino e nessuno era più felice della sua figlioletta Rio.
la bambina aveva preso l'abitudine di affacciarsi alla finestra e salutare i treni che sfrecciavano sulle rotaie. Per lo stupore di sua madre, non erano solo le carrozze sferraglianti a catturare la sua attenzione, ma anche i conducenti, che le facevano correre ogni giorno. I macchinisti non hanno impiegato molto tempo a notare la bambina che li salutava dalla finestra e hanno iniziato a ricambiare il gesto. Col passare del tempo, quel semplice saluto si è trasformato in un rituale per entrambe le parti. I ferroviari fischiavano quando stavano arrivando e la bambina correva alla finestra per salutarli. I conducenti aprivano il finestrino e le regalavano un sorriso sornione che illuminava le giornate di entrambi. Questi semplici saluti sono andati avanti per 3 anni. Rio non ha mai perso un appuntamento e Brianna è sempre stata molto riconoscente ai macchinisti che facevano tanto felice sua figlia. Un giorno però tutto è cambiato. Una mattina come tante il treno è passato accanto alla ditta di famiglia. Il macchinista ha fischiato, ma la piccola Rio non si è presentata alla finestra. Il conducente ha notato la sua assenza ed è rimasto piuttosto confuso, soprattutto perché dietro il vetro della camera c'era Brianna che salutava il treno con un sorriso triste. Dov'era la bambina? Che cosa le era successo? Il conducente ha condiviso i suoi dubbi con i suoi colleghi e ha chiesto al ferroviere del giorno successivo di prestare particolare attenzione alla finestra di Rio. Il giorno dopo, ancora una volta, la bambina non era al suo solito posto. Affacciata alla finestra c'era di nuovo Brianna, ma stavolta non stava salutando. Aveva in mano un cartello e lo ha puntato verso il treno affinché i ferrovieri potessero leggere il suo messaggio. Brianna aveva sentito il fischio del treno e si era precipitata alla finestra per assicurarsi di non perdere l'appuntamento con il conducente. A quel punto aveva sollevato il cartello e aveva aspettato che il macchinista lo leggesse mentre rallentava per la solita fermata. «Ha iniziato la scuola», aveva scritto sul foglio. Davanti alla finestra, Brianna è scoppiata a piangere, commossa, perché sentiva terribilmente la mancanza del suo piccolo terremoto personale. Tanti genitori soffrono il distacco più dei figli quando comincia la scuola, ma anche questo dolore fa parte della vita. In primo luogo significa che i bambini stanno crescendo e che non dipendono più dalla mamma e il papà come facevano durante i primi anni della loro vita. Allo stesso tempo la separazione crea una certa tensione nei genitori, che non possono più tenere d'occhio i figli a tutte le ore del giorno. Brianna si era abituata alla presenza di Rio durante l'orario di lavoro e ora sentiva la mancanza delle sue chiacchiere, degli schiamazzi e delle risate. Una mattina, 3 settimane più tardi, la ditta di Brianna ha ricevuto un visitatore inaspettato. Il negozio aveva aperto pochi minuti prima e la donna non si aspettava nessun cliente a quell'ora del mattino. Quando ha aperto la porta, di fronte a lei ha visto un uomo che indossava una maglia gialla accesa e delle cuffie nelle orecchie. Brianna ha immaginato che fosse un muratore interessato ai prodotti della sua ditta, che si occupava appunto di edilizia, ma quell'uomo si era presentato in negozio per un motivo completamente diverso. Il signore con la maglia gialla era uno dei conducenti del treno che passava a pochi metri dall'edificio ed era entrato nel negozio per chiedere che fine avesse fatto la bambina bionda che per 3 anni aveva aspettato lui e i suoi colleghi alla finestra per salutarli. Tutta la squadra di ferrovieri si era posta la stessa domanda per giorni e quella mattina aveva deciso di indagare. Quel giorno, infatti, il treno aveva pochi passeggeri e nessuno si sarebbe lamentato di una fermata leggermente più lunga del solito. Diversi ferrovieri avevano visto il cartello di Brianna, ma a quella distanza non erano riusciti a leggere la scritta. Avevano immaginato che Rio avesse iniziato la scuola, data l'età, ma volevano assicurarsi che fosse tutto a posto in famiglia. A quel punto Brianna non ha saputo trattenere le lacrime. Era commossa dal fatto che il conducente avesse trovato il tempo di scendere dal treno nonostante i passeggeri e recarsi nel suo negozio per chiedere della piccola Rio. L'uomo ha spiegato a Brianna che il sorriso quotidiano di sua figlia era stato una delizia per tutti i suoi colleghi negli ultimi 3 anni e che ciascuno di loro sentiva terribilmente la mancanza di quella bambina allegra che salutava dalla finestra. Il ferroviere ha chiesto a Brianna il permesso di organizzare qualcosa di speciale per Rio. I macchinisti volevano spedirle un regalo per commemorare la loro lunga amicizia e augurarle buona fortuna con la carriera scolastica. Assistere in prima persona alla loro amicizia non convenzionale negli ultimi anni è stato davvero magico per me. So che quel semplice saluto ha reso felici loro tanto quanto lei e questa consapevolezza mi riempie di gioia. La vista di oggi e la proposta di comprare un regalo per Rio mi ha restituito la fiducia nei confronti dell'umanità. Ricorderò per sempre questo momento, ha scritto Brianna su Facebook. Queste bimbe ci hanno dimostrato che un piccolo gesto può avere un impatto incredibile sulla vita di qualcuno. Avete mai vissuto un'esperienza simile?
Raccontatecela nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.